Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare questo video per far vedere fino a che punto è possibile registrare con uno smartphone, un cavallettino GorillaPod che ci permette di posizionare lo smartphone come vogliamo e di un'applicazione veramente interessante che vabbè esiste da un po', tanti di voi già la conosceranno, altri no, io la uso già da tempo, che si chiama LumaFusion. Quindi queste tre cose messe insieme, cioè cellulare, cavallettino e LumaFusion, l'applicazione ci permette veramente di tirar fuori tantissimo dagli nostri smartphone. Il video che andrete a vedere adesso è stato interamente girato ed editato con il cellulare, nel senso che è stato girato il video col cellulare e fatto tutto il montaggio editing video con il cellulare usando l'applicazione LumaFusion, che in situazioni poi come questa, in cui è stato girato un video in 4K a 60 fps, perché vabbè l'iPhone XS Max lo permette, ci vuole anche un'applicazione che poi permetta di supportare questo formato e che mantenga la qualità di quel formato, soprattutto se si fa un 60 fps per fare degli slow motion, e in questo caso gli slow motion sono stati tanti, ma anche la parte veloce del video è stata comunque rallentata di un 20%, perché sennò veramente era troppo veloce l'oggetto da seguire, o meglio che dopo nel video sarebbe stato un oggetto troppo veloce e perdeva un po' il senso anche della bellezza del video. Quindi ragazzi, adesso facciamo partire il video e poi dopo alla fine tiriamo le conclusioni di quello che è stato registrare questo video. Quindi adesso ragazzi partiamo per il rally d'Argentina. Ok ragazzi, il rally d'Argentina è finito, avete visto in che situazione il telefono ha dovuto registrare, cioè un oggetto che è grande così, cioè poco più o grande come la mia mano, va velocissimo, quindi si è dovuto registrare in 4K a 60 fps per fare gli slow motion, pochissima luce perché comunque è un posto al chiuso, cioè quindi non c'era una luce veramente ottimale per un 4K a 60 fps, però veramente il telefono si è comportato benissimo, quindi tanta roba dal punto di vista della qualità delle immagini e degli fps, perché comunque filmare un oggetto piccolo così che va veloce e fargli lo slow motion senza sfocare, senza sfocare in maniera esagerata, è tutto veramente difficile. Sembra quasi impossibile che al giorno d'oggi sia possibile farlo con un cellulare, quando fino a poco tempo fa ci voleva un action cam e di altissimo livello. Adesso lo riesce a fare un cellulare, ok, questo è un cellulare di alto livello ovviamente, però secondo me anche con cellulari medi adesso è possibile farlo, usando un cavallettino che lo tiene fermo ma ci permette di posizionarlo come vogliamo, perché comunque l'ho dovuto mettere in situazioni stranissime il telefono per fare le riprese, perché ovviamente non lo tenevo in mano io, ho fatto tutto da solo, quindi ho dovuto sempre mettere questo perché ho fatto sia la registrazione che guidato la macchina io, quindi era fatto tutto da me, quindi ho dovuto arrangiarmi, però con un cavalletto così veramente si riesce a fare quello che si vuole, e la dimostrazione era solo che con un telefono si è riuscito a fare tutto, nel senso
registrazione video, montaggio direttamente video con i file registrati dal telefono usando LumaFusion. Ripeto, questa applicazione, che l'unico difetto che ha, che costa un po', perché costa circa 22 euro, però veramente è il top. Se avete poi un iPad di ultima generazione, veramente vi sostituisce il computer da quel punto di vista, perché vi permette ancora di più di essere pratici nella realizzazione dell'editing video, mentre nel telefono ovviamente la dimensione è sempre un po' ridotta per quello che è lo schermo, però veramente ci permette di mantenere la qualità del video, di fare i copia e incolla, i tagli e cuci, lo slow motion, e tutto veramente rimane comunque alla fine quando va a renderizzare il nostro progetto, la qualità video rimane sempre ottima. Io ripeto, già un po' che lo usavo, l'ho provato a usare anche con i video fatti dai droni, veramente eccezionale. Quindi ragazzi, questo video era solo per farvi vedere come al giorno d'oggi veramente con un cellulare si fa dall'inizio alla fine il processo di registrazione ed editing video, anche di situazioni estreme come questa in cui ho registrato veramente una slot car che andava velocissima ed è di dimensioni veramente ridotte. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate come al solito un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!